Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati in questo nuovissimo video. Io sono Giulia e mi scuso per l'assenza di mercoledì, ma restate qui perché ne vale la pena. Questo è un video sui libri di design. Che intendo? Se sei nuovo, ciao, io sono Giulia e parlo di libri su YouTube. Ma come sono finita a parlare di libri di design? Beh, perché sono appassionata non solo di design, quante volte ho detto design, ma anche di grafica e di tutto ciò che attira l'occhio, del perché effettivamente l'occhio venga attirato. Per questo vorrei continuare tra l'altro i miei studi su questa scia e in particolare tento di tenermi aggiornata, comunque leggere e informarmi su più libri possibili, oltre che chiaramente da internet. In particolare oggi vi farò vedere 4 libri e voi mi direte perché non chiami questo video fondamentalmente parliamo a sproposito di Falcinelli e la chiudiamo qui? Perché no, uomini e donne di poca fede, non ci sarà solamente Falcinelli in questo video. In particolare iniziamo proprio dal libro che non è il suo, ovvero Da cosa nasce cosa di Munari, un altro colosso comunque della grafica editoriale, del design in generale. Da cosa nasce cosa è forse uno dei più tecnici tra questi 4 libri che vi farò vedere. Perché? Perché Falcinelli è spesso più accattivante. Sarà anche che questo video non ha immagini a colori, però sembra più tecnico, tra virgolette. Qual è il fulcro attorno a cui ruota questo libro? Il discorso del metodo cartesiano per la risoluzione dei problemi. Problema inteso come necessità di un'azienda, chiaramente, quindi il processo che va da un problema a una soluzione, secondo il metodo cartesiano, ovvero secondo il metodo di sottodivisione in più piccoli problemi. Ora, a parte essere questa cosa interessantissima e soprattutto super stimolante per farci capire quante sono le possibilità per un progetto, le possibili soluzioni per un progetto e come non ci si possa limitare al mero gusto, questo libro è ricco di spunti davvero importanti. Ci sono spunti di design, ci sono spunti di arredamento, ci sono spunti anche di architettura su alcune parti e ve lo consiglio, ma ve lo consiglio dopo, un attimino dopo, perché da un lato potrebbe gettare le basi, dall'altro però non è, potrebbe non essere magari abbastanza accattivante per effettivamente convincervi a intraprendere magari uno studio più approfondito. È stato utile, sicuramente è stato utile, perché il metodo di Munari, che poi alla fine ricalca appunto come vi dicevo il metodo cartesiano, è un metodo molto importante e soprattutto ci sono moltissimi spunti che ti fanno capire quando un progetto può essere sensato e quando non lo è, quando si deve capire che si deve semplificare, quanto ci si metta a semplificare un progetto e un oggetto piuttosto che obiettivamente complicarlo, tenendo sempre conto dei costi, tenendo sempre conto dell'ergonomia, del materiale, del peso, tutto quanto, perché qua non si sta parlando solamente di prodotti visivi che quindi hanno un impatto, ma qui si parla proprio di design. Ecco, probabilmente la cosa che cambia tra qui e Falcinelli è che Falcinelli è più a livello grafico visivo, mentre Munari è più sul design anche del prodotto, se vogliamo, design di interni, ma comunque sull'oggetto principalmente, ecco. Si parla di sedie, si parla di rasoi, sì, letteralmente sì, si parla di lucchetti, si parla di un sacco di cose, abitacoli, si parla di blocchi abitativi, si parla di un sacco di cose ed è davvero interessante. Però passiamo ora al punto da cui vi consiglio di partire. Allora, premesso che tra i 3 libri di Falcinelli, ovvero Figure, Cromorama e Critica portatile al visual design, un approccio per chi non è all'interno dell'ambito più probabile probabilmente è Figure. Io ho cominciato da lui perché era appena uscito. Probabilmente se volete inserirvi nell'ambito della grafica e nell'ambito di cosa attira l'occhio, probabilmente un ottimo punto di partenza potrebbe essere anche Critica portatile al visual design, che tra l'altro ha un costo più ridimensionato rispetto agli altri. Perché? Perché proprio Falcinelli disse che voleva renderlo economico. Infatti le immagini in questo libro sono tutte quante sulle nuance del blu, perché quando si doveva decidere il colore non voleva scegliere il rosso perché sarebbe stato troppo pesante, non voleva scegliere il giallo perché chiaramente non si poteva, perché non si sarebbero viste, e non voleva neanche scegliere il verde perché disse che sennò sembrava, mi sembra una cosa
sull'ecologia, una cosa del genere, e quindi alla fine ha scelto il blu. Il blu, che tra l'altro viene identificato spesso come colore ipnotico, tra virgolette, il colore dei social network come Facebook o Twitter vengono spesso presi come ipnotici. Comunque, critica partitica del visual design cos'è? Questo libro è praticamente un punto di partenza per tutti gli aspiranti designer e grafici, che ci spiega un po' come funziona l'occhio umano e soprattutto cosa attrae l'occhio umano. Io qua ho scoperto il carattere elvetica, il carattere che fa tutto quanto design praticamente. Metti un'elvetica in qualsiasi cosa ed è subito un po' più design. Tra l'altro, parentesi, è quello che io uso nelle mie copertine, ma non per rogarmi a chissà chi, semplicemente perché mi piace. C'è il discorso dell'identità di un marchio, c'è il discorso del consumo, il discorso della percezione visiva. Una cosa che manca, perché è in un altro libro di Falcinelli, è la componente colore. Componente colore che poi sarà in cromorama, ma ne parleremo dopo. Si parla qua di serie, si parla qua non di singolo manufatto, ma si parla di un prodotto che dovrà poi andare a essere stampato in serie. Una cosa molto importante, soprattutto di questi libri, è che praticamente con la sequela di immagine che ci propinano ci fanno vedere oltre un sacco di cose, quindi comunque più vedi più puoi trovare il tuo modo, e soprattutto non ci fanno solamente vedere foto di grafici o di cose, semplicemente ci fanno vedere anche foto di cose quotidiane per farci capire quanto queste cose quotidiane abbiano un senso e abbiano una motivazione. L'abbiamo nominato, quindi ve ne parlo ora. Cromorama è appunto tutto quanto sul colore, ma in realtà, qual è il discorso di cromorama? I colori hanno dei nomi strani, se vogliamo, perché al colore viene associato tutto quanto un capitolo sulla percezione del colore, partendo da quel colore, sulla storia, spesso, se vogliamo, di quel colore, non in tutti i colori, e di come quel colore sia associato al consumo. Ci sono richiami alla storia dell'arte, ci sono richiami a film, per questo vi continuo a ripetere come Falcinelli sia vada alle cose quotidiane, spiegandoci però concetti ben più ampi. Se io probabilmente vi dovessi consigliare l'acquisto di uno di questi, non vi consiglierei Cromorama, perché appunto è interessante, ma ho trovato gli altri due più utili per quanto mi riguarda. Però questo è importante per capire anche che colori usare e che emozioni danno quegli stessi colori, di come non esistano colori solo caldi e colori solo freddi, nel senso che magari il verde non è un colore solamente freddo, il viola non è un colore solamente freddo o solamente caldo, ma può essere o l'uno o l'altro. Qua si parla soprattutto di contrasti, si ruota attorno molto al cerchio di Itten. Per questo vi consiglio di darci un'occhiata prima di leggerlo. Io l'ho studiato a scuola perché sto facendo l'artistico, quindi ok. Ma vi consiglio di dare un'occhiata al cerchio di Itten, che ve lo lascio da qualche parte per farvi capire di cosa sto parlando. Perché? Perché quello è il punto di partenza per tutti quanti. I colori contrastanti, i colori reciproci, le armonie cromatiche. Qua si parla anche del concetto di armonico nel colore, ed è tutto molto curioso, quindi sì, anche questo è un pezzo importante. Io in realtà vi consiglio di prenderli tutte e tre se avete la possibilità. E successivamente, dulcis in fundo, figure non è dedicato solamente a chi è interessato a questo settore. Ci spiega come funzionano le immagini. È curiosissimo perché ci insegna anche un altro modo di leggere i quadri. Io ho cambiato il mio approccio alle opere d'arte perché appunto Falcinelli mi ha cambiato un po' la visione, ponendomi in evidenza certi aspetti per addentrarmi meglio nel quadro con un pensiero più critico e più personale. Nel senso, io ormai non studio più la storia dell'arte imparandomi la favoletta, non che l'abbia mai fatto, però obiettivamente mi veniva più semplice sempre adattarmi al libro, ma avendo anche una mia opinione critica sul perché magari è stato scelto quel colore, sul che effetto dà quel colore piuttosto che quel coltello messo in quel modo in quella natura morta. E quindi sì, figura importante soprattutto se studiate storia dell'arte, soprattutto se vi incuriosisce in realtà non solamente se studiate storia dell'arte, perché sulla matrice delle opere d'arte vi spiega proprio come l'occhio funziona e quindi cosa attira l'occhio. Quindi questo è fondamentale anche a prescindere dalla storia dell'arte, anche semplicemente se siete un po' dei blogger o degli instagrammer. Quindi questo è figure.
Ve lo consiglio, diciamo che ci sono due tipi di approcci. Vi consiglio figure se non siete ancora troppo interni, per me per esempio è stato l'ottimo punto di partenza, e critica portatile se già sapete qualcosa e volete approfondire più l'aspetto tecnico, più che l'aspetto, diciamo, storico-artistico o comunque l'aspetto dell'idea, ecco. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che pubblico video ogni mercoledì e domenica e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!